che partita è stata dal tuo punto di vista? Ma parliamo di una sconfitta, quindi logicamente un risultato che a noi non ci va bene, però se togliamo il risultato io sono fiero della squadra, sono fiero dei miei compagni, di tutta la squadra, perché abbiamo fatto secondo me una grandissima partita contro un avversario forte, fuori casa, e per tanti è stato, diciamo, il debutto oggi in Serie B, che probabilmente all'inizio si è un po' visto, che potevamo un attimo gestire meglio la palla, però secondo tempo poi siamo usciti con grande personalità, quindi c'è solo da ripartire da quello che abbiamo fatto oggi, e martedì riniziare a allenarci duramente, perché deve essere solo il punto di partenza la prestazione di oggi. Rigore mancato? Ma ci può stare, fa parte del gioco. Mazzocchi si è sentito di tirarlo, ha sbagliato, può succedere, non è un problema, perché Mazzocchi è un ragazzo d'oro che veramente, se si guarda la partita, ha corso 90 minuti o quei minuti che è stato in campo, si è sacrificato, quindi non c'è nulla da dargli colpa, può succedere, quindi sono sicuro che il prossimo rigore farà gol e ci darà una grossa mano. Fammi per cortesia in tedesco anche il tuo commento su questo debutto in Serie B, grazie. Ja, risultati scheiden nicht das, was wir so gehofft haben, aber ich glaube, es ist ein recht positives Spiel gewesen. Und für viele war es das erste Spiel in der Serie B und wahrscheinlich hat man es auch die erste Halbzeit gesehen. Aber dass man wie ein Augenblick war, so kann passieren. Aber wie gesagt, wir haben noch in der zweiten Hälfte rausgekommen und dann richtig gut gespielt. Und dann wahrscheinlich gleich mehr gespielt, haben wir 11er verfehlt, ein paar Chancen gehabt. Deshalb müssen wir positiv sein und für den Spiel starten und den Einstieg hart trainieren. Weil wir haben gewusst, dass die Mannschaft schwer ist, aber wir haben auch gezeigt, dass wir gut spielen können. Und wie zuversichtlich stimmt das heutige Spiel für eine weitere Saison vor? Ja, ich glaube, wir müssen heute positiv rauskommen vom Platz. Wir müssen logischerweise das korrigieren, was nicht gut gegangen ist, das korrigieren, was letztes gelaufen ist. Aber wie gesagt, das Spiel ist richtig positiv. Ich bin wirklich stolz auf meine Kollegen, auf die Mannschaft und deshalb weiter so. Und dein Fast-Tor, dein Offside-Tor, Schott? Ja, Schott. Ich muss mir gerne anschauen, wie viele in Abseits war, aber ja, egal, passiert. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal ein wichtigeres Tor schießen kann. Grazie. Le cose più positive che ti porti dietro da questa partita? Ma tutto, perché il primo tempo siamo stati compatti, abbiamo veramente concesso poco. Poi hanno trovato un gol veramente bellissimo su punizione. Complimenti a Andoi, perché ha battuto una punizione veramente. È stato bravissimo, però siamo stati compatti, probabilmente il primo tempo dovevamo avere un po' più di personalità con la palla, però ci può anche stare. E poi il secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto un'ottima partita, perché abbiamo giocato da dietro, abbiamo creato tante occasioni, situazioni, abbiamo concesso poco, siamo andati a prenderli alti con coraggio, quindi io sono veramente contento e ripeto, questo deve essere un punto di partenza, perché abbiamo dimostrato di poter fare la nostra figura. Comunque dopo le prestazioni Coppa e Michele si è vista una reazione, si è vista anche quella solidità difensiva dell'anno scorso? Sì, sì, assolutamente sì, diciamo che la squadra ha reagito, c'è stata una grandissima reazione e quindi sono molto molto contento, ma me l'aspettavo. Ne ero sicuro, perché mi alleno tutti i giorni con questi ragazzi ed era magari normale che all'inizio avessimo un po' di difficoltà, perché siamo tanti nuovi, però non deve essere un alibi. Oggi abbiamo dimostrato una reazione e quello è stato fondamentale per noi stessi, per darci un segnale anche. Mazzocchi, logicamente gli si è detto di star tranquillo, può succedere, però io penso che in questi casi non c'è da dire nulla, tanto Lui lo sa, lo sappiamo tutti, lui sa di avere la fiducia della squadra e quindi deve star sereno, perché come detto prima Mazzocchi è uno che ci dà una grossa mano in tutte le fasi della partita, sia in possesso che non possesso, quindi ha la nostra fiducia e sono sicuro, come detto prima, che il prossimo rigore lo farà, perché è un ragazzo speciale che si merita tante cose.